con lo store. Cade su Brocca Store, ci sono un sacco di capi molto interessanti. C'è la classica, si affaccia l'estate, la primavera, ragazzi. Sappiamo tutti che le vostre magliette a maniche corte ormai sono state divorate alle tarme. È il caso di comprarvi una nuova maglietta a soli 14,69 euro. Potete aggiudicare una t-shirt Fieric Bianco o, visto che lo sappiamo entrambi, siete lerci e avete le ascelle pezzate, è il caso di ripiegare su una t-shirt Fieric Nera che copre le pezze. Quindi molto, molto un ottimo capo. Adesso, ma gli articoli invernali lasciamo per il momento. Oppure, potete andare di maglietta antipoveri bianca. Questo c'è anche l'antipoveri nera, quindi anche per i pezzati, qui siamo coperti, ragazzi. Ottimo, ottimo. Oppure una classica maglia ruspa fatta solo in nero, ovviamente, perché sappiamo qual è il nostro mercato. È così. Le maglie nere enfatizzano le pezze? Assolutamente no. Quelle grigie enfatizzano le pezze. Maglie bianche ovviamente sono un disastro. Olè. Chat, com'è stato il signor Tegame? È stato un bravo Giorgio Mastrota? Promosso? Buonissimo, Vi ha fatto venire buonissimo. Oh. un po' di voglia di comprare le mie t-shirt? Punto esclamativo store. Bravissimo, Tegame Mastrota, sì, 110 lode. Voglio prendere la felpa, tutto grazie a lui? Incredibile. Prenda la Incredibile. felpa, prenda, se la Prendi la giudichi, si felpa. sbrighi. Gli ultimi pezzi, fuori tutto Mi è invernali. salito il consumismo, vai! È lì che volevamo arrivare, è lì cazzo. Bella Rox, grazie ai Cheers. Re dei Goblin, 4 mesi ben tornato nella Felix Army, signore dei Goblin. Grazie mille del tuo resub. E via. Grazie, caro. Percentuale a Tegame, adesso non esageriamo, eh. Accontentatevi dello shout, fate un bello shout. Arriveremo anche a quello, ragazzi, tranquilli. Ci sto lavorando. Poetico. Andiamo, andiamo, vieni, vieni. Nel tribush. E poi Arrivo, setti tutte le tue cose. Che Nautilus poi c'ha il TP. Una summoner in meno per fightare. Se mette adesso scoppiano prime. sì, lo so, però Quante io sono? ne Tre metterei, 35, 40 secondi? 30 mi forse. sembra. Dove li metteresti? Dai, Li ma stanno metterei più in pullando il qua. red buff. Sì, ma tanto piove tanto i danni non staccano, quindi conviene metterne una per Beh, oddio, parte. guarda che ne mettono. Vabbè, tu piazza. Ma là non ci passeranno mai, secondo me. O sono già in lane o passano da qui. Là non ci passano. Dici? Sì. Questo elo è così. Ci sono anche gli indecisi, eh. La gente sta parcheggiata sotto torre, sei indeciso, fidati. Tu lancia le pigne qua e fidati che qualcuno ci arriva. Guarda, guarda, stanno pullando, vai, pigna, pigna. Pigna che mi arrivano. Ma stai qua dentro, li asfaltiamo, secondo me. Ma ci sono. Non arriva nessuno qui. È perché stanno ancora pullando. Ma no, non stanno. Ma scusami, ma che cazzo? Erano sottotorre. Ma com'è possibile, Jacopo? Sono imprevedibili, ragazzi. Puntano tutto su questo, a quest'elo. L'imprevedibilità. L'imprevedibilità è un fattore molto importante. Mi sa che ho perso un paio di minion di exp. Probabile. Ti aiuto a pushare. Poi, sono là. Dillo subito. Ah, non Non c'ho il c'è il 2 di TP, lui. c'ha. Sì. No, pensavo ci avessi il gare. Ok. Non me l'aspettavo è andato adesso il TP, per questo ho il lato subito. Ho preso il 2. Oh, Oh. accidenti. Oh! Oh! Oddio! È Dark Harvest. Eh sì. Questa è stata bella. Possiamo fargli male in realtà.
E come se possiamo fargli male a questo? Lo ammazziamo. Bene, prendo questi 15 gold dalla torre. Li prendo, li prendo. Io intanto faccio un bel Magi con 5 stack. Puffete. 30 gold. Ecco. Ecco cosa serve il TP di Nautilus. A tornare lì nel livello 1 e morire. Che meraviglia. Ormai Rick, da quando sono challenger... È quello, cazzo. Ormai, sì, è quello, è quello. Prato tecniche. Cosa serve un cespuglio a W? A piazzare i cespugli in giro per la mappa e far sì che le pigne di Maokai si potenzino. Così quando gli avversari, disperati, si nascondono sotto le proprie torri, noi gli mettiamo un cespuglio sotto torre. Esatto. Vai, ti metto lo scudo, lanciati. Quasi, quasi. Quando vuoi ingaggiare lo dice. Vai, un po' adesso. L'uno. Oh, massacriamo quello, vai, vai. Vai, non ci arrivo, non c'ho la doppia W. Ecco che ci arriviamo. Che ci arriviamo? Quanto... Mamma mia. Sta botte è veramente una garanzia. Metti un po' di cespuglio, inizia a mettere un cespuglio sotto la torre lì. 12 secondi. Ok, ok. Allora intanto ne tiro una così. 8. Una pigna plain. Vorrei andarci, ma ancora non ci abbiamo abbastanza danni. Sto iniziando a staccare un po' di cespugli. Vai, buttati. Ah lì, che bello. Chi ti fa forse farmare tutto a te? Oh. Oh. Distrutto, cazzo. Un altro biscotto. Eccola. Ah, l'ho doggiata. C'ho lo scudino. Pusha la wave. Cioè, comunque va a pushare un sacco sto scudo qua. Eh sì, perché fa una marea di danni. Guarda lì le pigne. Oppala. Contrastiamo la deforestazione. Assolutamente. Intanto ci vediamo. Ma... what the fuck? Oddio, che cosa brutta che ho fatto. Meno male che non mi ha attaccato un auto. Oh! Peccato. Vabbè, fa niente. Mate, che ci vuoi fare? Prima o poi dovevamo beccare tanto. Kaido, ragazzi, 4 mesi, bentornato, caro nella Felix Army. Bentornato. Grazie a Zunteo dei Cheers. Comunque hai visto che fanno un buff a Sivir? No, non ho visto. Gli danno più AD radio e gli nerfano un po' il danno base, quindi Sivir Lethality potrebbe essere... Oh, è interessante. 1.3 di AD radio, gli danno anziché 1.1. Minchia, onestissimo, sarà figo. Oh, Zenteo, comunque, io ovviamente non so se è la tua situazione, però d'Italia c'è fino alla 3XL, se non sbaglio. Eccomi qua. Ma lo scudo come inizia a essere sostanzioso. Non conosco la tua situazione. No, me l'ha chiesto i CS, quindi è roba che ha scritto in chat. Ha detto, io sono obeso e la mia taglia non c'è. Io ho detto, non conosco la tua situazione, perché ovviamente dipende anche lì il livello di obesità, però... Cespugliami. Ecco,
Bang. No, ovviamente me l'avessi scritto in privato, io non ci avrei neanche pensato a leggerlo. Ah, guarda, me l'hai spinto lì proprio. Vedi? Lo zoning. Guarda un po'. Porca miseria, per vinci, basta. Ci pensa Daisy. Vai, Daisy! Madonna, come mena Daisy! Ah! Rip Daisy. Rip me. Rip tutto. Ho preso un'altra stacca al Carvest, dai. È arrivato alla gangbang, la gangbang qua. Albero rotture. Niente. Quando arriva l'Arab in bot, lì c'è poco da fare. No, bene, mantiene vivo lo spirito, sì, sì, di combattività degli avversari, no? No, certamente. Ci hanno abbattute, grazie. Eccoci qua. Teniamo la perma pushata. Sì, sì, sì. Adesso rimetto anche un'altra contro. Vai, metti pure una contro di là, così siamo coperti. Ecco qua. Oh, guarda un po' di mid. Andiamo. È il Nautilus, è lui! Uffete! Ed ecco fatto. Buono, così possiamo tornare bot ad abusare. Andiamo. Grazie, Triceratopo dei 16 mesi, bentornato. Triceratopo venne a Felix Army. Vado a dargli una mano. Così al volo. Vadi, vadi, io penso alla bot lane. Accidenti. Allora? Guarda dov'è. No. Daisy! Uff. Porca troia, che botte che ha tirato Daisy, mate. È soddisfacente avere un golem e due dipendenze. È vero. Cioè lì fa l'uomo bomba. Comunque l'ho distrutta Miss Fortune. Sì, calmiamoci. Comunque okay, Range me l'ha detto questo. Ok. Nunu. Vediamo se lo prendiamo. È good. Vai, andiamo su Nunu. Tanto lì abbiamo la cosa. Hello. Ok, hai fatto da bait, mi sono salvato. Almeno questo. Mi sento onorato. Vabbè, c'ho tutto. Adesso arriva il coso. C'ho l'ego preciso. Quindi è fine. Un peccato per il Mechai che purtroppo è destinato. Però. Io invece ho 10 stack. Vediamo un po' se riesco. Però aspetta, devo prendermi le scarpe adesso. Oddio! Grazie, signor Bertra. Lei è veramente gentile, un uomo di cuore. Ragazzi, shout a Bertra e dedicategli un po' di Sergio in chat. Dedicategli un po' di Sergio in chat, che se li merita. Cazzo di mozzone. Ecco qua. La nostra emote preferita è il Sergio. Un simbolo. Il Sergio è un simbolo. Cioè, pensa, stiamo portando un gioco insieme, io, Bertra, Leo ed Emerald, che si chiama Raft, ed è un gioco survival ambientato su una zattera. Cioè, quindi puoi immaginare Sergio quanto si sente a suo agio in questo gioco, cioè proprio a casa sua. Perché gli piace il mare, giusto? Sì, certo.
Il mar Mediterraneo gli piace. Metti un po' di gespugli, dai. Inizia a pushare. Hello. Io non c'è. Prendi un po' questo. Comunque un inferno per loro. Oddio. What the fuck. Ti sei crogiolato nei cespugli, dici. Questo è territorio nostro, invece c'è ancora la torre. Qui guarda come pusha sta botlane. Sì, io faccio così, vediamo un po'. No, cazzo di un pelo. Salve. Ecco qua. Madonna che schiaffo ha tirato. Raga, ma Daisy l'ha devastata. Non so se avete visto. Che meraviglia, comunque. Che meraviglia che è Daisy. Che meraviglia che è sta bot. Io mi sa mi faccio Planting Guy, se mi piace. Sì, mi faccio gli Andri. Basta. Poi c'è il loro Red, io me lo prendo. Io sto andando back che c'ho il Magi finalmente. Eccolo qua. È il mio Red, non mi importa. Ah, aspetta che vado a prendere il nostro. Dai che c'è ancora. Ah, che meraviglia che è sto champ. Io mi prendo l'Hunting Guys e ce l'ho. 20 gold. Hello. Gangbangata. Ecco fatto. Oh, ma questo è un altro red buff, signor Tegame. Lo prendo molto volentieri anche questo. Ma se Daisy gli dai gli Andri, con gli 8 attacchi fa danno, fa il danno agli Andri. Distrutto. Daisy dice. Sai che non lo so. Ops. Io andrei a punire sta gente in top, quasi. Back. Sto viaggiando da back, la maledetta. Colin Cardenas, ciao, grazie mille del secondo mese. Bentornato da Felix Army, caro. Molto gentile. Che schifo i poveri. Per prima spell, ma ok, lei. Cioè, in questo caso, perché dovevamo fare questa combo. Qua c'è una torre, io la prendo volentieri, visto che c'ha 400 HP. Hello! Ecco qua, e questa è andata. Attacchiando dentro il cespuglio. Un po' greedy. Qualcuno t'ha un po' pingato, È per questo sono andato in. Per insegnargli una lezione. Non sapete nulla, non potete pingare agli altri. Bravo. Se no, queste sono le conseguenze. Chi è challenger? Esatto. Ma sta signorina qua cos'è che vorrebbe esattamente? Ecco. Fiora, mi spiace, ma non ci siamo per niente. Ok. Buonasera, Ghost. Rivengo a ripristinare la duo. 15 secondi, non riesco a stare qua al blu. 15 secondi. Hai visto, Jarl? Bella, Sdrogo.
Sì, infatti vado con dire Abaddon adesso. Anche perché quel reduction l'ho messo nelle rune, quindi ci arrivo con quello. Comunque una volta era difficilissimo raggiungere cioè cappare il cooldown reduction. Eh sì, non c'erano item che davano 20 CD come questi. Adesso con l'ego già c'hai 20, con quell'altro pure altri 20. Oddio, ho sbagliato tasto. Rip. Volevo cliccare la guarda che sono volato verso i loro. Vabbè. Ah. Felix è il mio ricco preferito, anche l'unico che conosco. Motorino in genere no. Anche perché comunque è bella capiente. Quant'è sta brocca? Fammi vedere. 2 litri, se ha voglia. Ah, io invece punto più sulla qualità, cioè no, una da 1 litro che riempio costantemente. Perché l'acqua deve essere fresca. Ah, ma anch'io cambio sempre, figurati. Nerone, molto male. Non ti piace così? Ha fatto un'altra skin a Lux. È il champ più giocato in assoluto al momento. Ok, arrivo da dietro, facciamo un bel flancone. Daisy è pronta. Vai, vai. Eccola qua. Daisy scatenata. C'ho la Q a breve. Oppala! Tutti addosso! C'è Fiora top. Non è il nostro problema. No, infatti. Ignoriamo. Welcome back. Oh, le 10 stack finalmente. The forest protection tra uno e due si festeggia un anno. Vai Daisy, mena Daisy! Daisy è rimasta viva senza HP. C'è grazie spuio, c'è spuio. Bang. Oh! No, grazie, sto a posto. Senti, sono morto e rinculo, sono saltati addosso a... Ma quest'altro ci sono andato in mezzo io. Ma che vuole questo? Daisy! Eccola! Supporto morale fatto. Arriva Daisy! Eccola! Minchia Daisy, che bel compagno. Guarda quanto è incazzata, guarda. Guarda quanto è incazzata. Ecco. Ma porca puttana. Se mi fosse scoppiato lo scudo prima. Ma non è morta. Si è fatto uno scudo veramente gigante. Niente, se nascosto. VDH. Che VDH. Qualche modo l'ORBC è in positivo. Non so dove l'abbia prese le kill. Sì, ma raga, non venitemi dire che si è impegnata quella Diana per ammazzarmi lì. È stata ferma, ma ha tirato la combo. Prendiamo questo.
No! Vai, beitato! Beitato, cazzo! No, ha zoniato! Vai, Daisy! Madonna, che sberle! Ma che danni sono? Ma che cazzo? È un shotta quella cosa! Ma perché? E c'è la passiva che fa 12.000 danni. E poi c'è il crit. Minchia, mi ha tirato dei crit con quel 25%, assurdi. È strafastidiosa perché c'ho pure la blood, quindi sei sicuro. Mirchio, scusami, difficile. Grazie mille degli 11 mesi, caro. Non vedo di festeggiare l'anno, bentornato però. Sa che mi faccio la zonia, cazzo, contro questi. Focus MF. E Genius. Quelle radici sono un po' lente. Arrivano. Lente ma inesorabili. Allora, eccola qua. Silver 1, punto esclamativo Elo comunque, vi tiene sempre aggiornati. Grazie Uncle Silvio! 7 mesi, bentornato caro. Ma potrebbe essere un problema, no? Siamo contro un sacco di gente che scala benissimo e che è stupida da giocare. Cioè, devo solo auto-attaccare. Ah, madonna, quanti colpi mi ha tirato in quel flash! Ah, annaggia, ci ha letto il tempo. Tre auto-attacchi in aria. Sì, tre auto-attacchi mentre flashavo mi ha tirato, ci ha letto il tempo. Grazie, Mike Kuna, dei 4 mesi. Quando riuscirò a farla. Però grazie mille del resub, caro. Gentilissimo. No, mi ero salvato da Diana. Me l'ero anche giocata bene con quello stopwatch, però. Bentornato, bello. Mi piaceva più il vecchio Maokai, cioè quello che aveva la ulti a cerchio. Allora, per giocarlo full AP sicuramente era meglio quella ulti, perché poi la caricavi. Quindi era indubbiamente più forte giocato full AP. Anche se le radici non sono male, che sono difficili da usare. Cioè, quell'altro devi ultare e andargli addosso. Un Nautilus. Non c'era un Nautilus qua in giro. Eccoti! Vieni là, papà! S-I-L-E-N-T-96-G-G-K-R-D-S-100. Sera, Fieri, come va oggi? Ecco qua. Grazie Silent, tutto bene. Grazie di Cirs, bello. Sdrogo Dibi, grazie a Donation. Causa lavoro e finalmente sono in ferie e posso guardare la live. Punto dopo mi giochereste qualche combo tipo Sion Nunu? Ci pensiamo. Dopo ci pensiamo a che combo fare. Oddio, ho shieldato quello sbagliato. Vabbè, ho tirato la R, dai. Oh, è importante che muoia quella. Insomma, sono ancora tutti vivi. Sì, ma questi fa un male cane, perché devono solo attaccare, quindi non possono sbagliare, capito? E c'è tutta gente che scala benissimo. Sì, sono proprio... Ma sono a prova di idioti, però. Noi abbiamo Ryze è difficile da giocare, per quello che fa fatica. Esatto, dobbiamo prenderli fuori posizione e uccelli uno a uno. Tu mi sa che avendo il Mejai è inutile se lo tengo a zero stack. A questo punto io prendo la Zonia. Cioè, però ecco. Non nemmeno riesce ad attaccare, però. Devi solo tirare a testa. Il nostro auto-attack è più difficile dei loro, Jacopo. Doppia zona sto game, l'ho usato lo stopwatch, non posso. È vero, Strogo, allora sia.
Dove ci arriva? Oh, ci arriva, ci arriva. E niente, l'ha tolto. Vabbè. Silenziosamente siamo già. Vai. Il Drake. Ah, ci abbiamo quasi tutti noi Drake, però. Mica ci avevo fatto caso. Mi ero immedesimato così tanto che. Dobbiamo prenderlo assolutamente questo. Oh! Questo è GG. Non voglio morire. Mamma mia. Oh, ma già questo è stato GG. Cazzo, devo tenerlo anch'io, però. È una scommessa. Bisogna avere fiducia. Dopo aver visto quel Nocturne non ne avevo più. Oh, 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 oh. Che fa quella? È matta? Ah. No, Bobby, dove cazzo vuoi andare? Grazie, universo, bentornato, universo, nella Felix Army. Possiamo farci anche il Nashor volendo noi. Questo si fa red buff, io lo prendo volentieri. E fatelo red buff, dude. Oh. Ok. Vai, piramidera. È morta, è morta. No, non è morta, che c'aveva il triumfo. C'aveva il triumfo. Vai Daisy, porca puttana, che pizza che tira Daisy. Daisy too strong. Oh. Mettiamo l'ignite a questa. Il la possiamo è... chiudere? No, prendiamo il Nash. È assicurato. Senza un ADC dura da chiudere. Olè. Gran belle pizze abbiamo tirato. Gran belle pizze. Diana però è stra... Io direi pigna comunque. Però è stra fastidiosa Diana. Cioè, mi one shot ogni teamfight. Forse devo farmi una zona. La zona fa stracomodo. Però anche il morello ci serve, credo. Prendi questo. Ah, bravo. Così io mi prendo il blue buff. Che mi dà AP. Grazie al Transcendence. Minchia, mi ha dato 30 di AP a momenti. Corre Abaddon. Vabbè, sì, quant'è? 28 di AP mi dovrebbe aver dato. Bang. Guarda lì che scudo. Guarda lì che scudi. Oh, c'è qualcuno qui dietro. Oddio. Tra un po' c'è il nuovo ulti. Mamma mia. Io quanto ho di scudo? Io do 750 di scudo. Ah, non riesco a piazzartelo. Io do 750 di scudo più l'aereo.
Mamma mia. 13-6-32 sono, ma che cazzo. Mamma mia. La botte della foresta è inesorabile. La botte della foresta è inesorabile, ragazzi. Imbattibile. Imbattibile. Più 18. Oh, goditeli. Oh, molto, molto. Cioè, ma quindi sta roba del... Cioè, tu prenderai per sempre più 18, fondamentalmente. Ah, non c'è speranza. Da quando... Io l'unica volta ho preso 20 LP è stato quando ho iniziato il primo game, poi basta. Più 19, 18, 17. Sono arrivato fino a più 15, tipo dopo 10 o 15 win di fila ho preso più 15. Se inizi a perdere un po' di game... ho capito, allora ma che faccio? No, dico, qual è il loro obiettivo? Di perdere un po' di game per aggirare il sistema?